Bah, già qui abbiamo. Quasi breve, sì, no, è certo, l'acronimo sciolto è IBAN. È anche sciolto. L'IBAN, no, barra IBC, naturalmente da tanti anni si occupa anche degli istituti culturali. Questa scelta non è esclusiva di IBC, molte leggi regionali, molte regioni lo fanno, ma qui viene fatta, è stata fatta in modo originale. Ora, non è così scontata l'attenzione agli istituti. Se pensiamo ad esempio al nostro codice dei beni culturali, in relazione al codice del patrimonio francese, che già l'utilizzo dei termini è significativo, mentre quello francese pone attenzione al ruolo degli istituti, perché sono le strutture che conservano il patrimonio, come il nostro. Noi abbiamo un tessuto di istituti molto ampio, parliamo di biblioteche, archivi e musei, vedo che nel pubblico ci sono colleghi che lavorano in tutti questi ambiti. Le biblioteche della nostra regione sono parte di una apertura più grande, di una rete più grande, massima parte che è il Servizio Bibliotecario Nazionale. Sono 690 aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale o SBN, sono circa il 10% diciamo, del numero complessivo. Più di 400 sono biblioteche di enti locali. Il grosso delle biblioteche ha avuto una espansione negli anni 70, cioè quello che sta caratterizzando i musei a partire dal 2000, perché le nostre cifre ci dicono che i musei, ad esempio, che sono attualmente censite musei, raccolte museali 561, 235 sono nuove entità a partire dal 2000, questo avvalora quello che dicevamo prima, no? Sulla enorme espansione del fenomeno nella nostra regione, quindi immaginiamo. Il numero degli archivi è spesso legato, anche qui però parliamo di archivi storici, che sono spesso meno citati rispetto a biblioteche e musei, ma noi ci occupiamo anche di questo, e nei nostri sistemi risultano 415 soggetti conservatori, come si dice, per oltre 3.000 complessi archivistici. Quindi, se guardiamo questo panorama, indubbiamente abbiamo un sistema e di relativa organizzazione che è grande, è piuttosto ampio, piuttosto capillare, che ha delle diversità ovviamente. Biblioteche, archivi e musei hanno delle diversità, ma anche dei problemi comuni. Certamente tutte e tre cominciano ad avere il problema del, non da adesso, quello che abbiamo detto prima, il problema della sostenibilità, che poi richiama indubbiamente anche il problema del riconoscimento sociale o della legittimazione, seconda degli strumenti concettuali che usiamo, perché per ottenere risorse ovviamente bisogna avere questo tipo di atteggiamento. Ora, l'IBC o il BAC su questo amplissimo sistema non si è limitata a fornire, a erogare contributi, che sono tuttavia una parte importante, grazie, devo dire, all'amministrazione, l'entità economica delle risorse investite è tornata a livelli importanti rispetto al recente passato. Con queste risorse vengono sostenute le attività, le infrastrutture di questi istituti, ma noi gestiamo anche come dire, gli strumenti, le tecnologie che servono a questi istituti per catalogare e per rendere disponibili i cataloghi al pubblico. Se guardiamo a volo d'uccello queste realtà, possiamo dire che qui c'è la storia dell'informatica pubblica in qualche modo, perché per le biblioteche stiamo parlando di un sistema che è stato concepito
questo modo all'inizio degli anni Ottanta, quindi prima del web. E siccome mantiene la struttura profonda identica, è come, come dire, un sistema della modernità in un mondo moderno o quello che è diventato. Naturalmente le tecnologie legate alla rete sono state utilizzate, ma il nucleo profondo è rimasto quello. Poi abbiamo per i musei e gli archivi sistemi nati nel 2000, quindi che hanno tecnologie diverse, un po' più aggiornate, ma nonostante questa diversità, il rapporto con la società attuale per tutti e tre questi istituti è da costruire, in modo particolare per le biblioteche. Se io dice, che qual è il rapporto delle biblioteche con i processi di patrimonializzazione o con il patrimonio? Beh, noi negli esempi citiamo spesso i musei, che si innestano anche in un'evoluzione dalle cose d'arte ai beni culturali al patrimonio, e il discorso calza molto. In Italia questo discorso è quasi marginale, un po' respinto, a differenza dei nostri cugini di contratto. È stato un grande bibliotecario della Nazionale di Francia, che Michel Melot, ha lavorato all'Inventaire del patrimonio francese e naturalmente ha scritto pagine molto belle sul rapporto biblioteca e patrimonio. In realtà, come diceva il professor Balsani, non solo i vicini, ma direi le comunità professionali che fanno riferimento alle biblioteche devono porre la costruzione di un catalogo del patrimonio, di un sistema nazionale del patrimonio fra i loro obiettivi, e in questa regione potremmo declinarlo come ecosistema regionale del patrimonio, dove ecosistema non mi piace perché ricorda un po' la diversità, ma come chi l'ha formulato ha definito, questo concetto analitico anche quello della connessione, che è il vero valore aggiunto adesso. Noi dobbiamo connetterci sia col mondo esterno, quindi con la rete, questo è un grande tema, ma anche tra di noi. Le connessioni tra i biblioteche, archivi e musei non sono secondarie e non sono estranee al sentire del comune della gente. Io potrei fare anche, penso io, una ricerca sulla piedina romagnola, visto che veniamo da lì, ma questo è documentato nelle biblioteche, negli archivi e nei musei magari, no? Questa non è. Noi questo lo dobbiamo rendere possibile e quindi diventa un obiettivo dell'Istituto. Naturalmente poi le modalità di realizzazione. Tutto è anche un istituto di ricerca, quindi abituato alla discussione, questo viene discusso all'interno con tutti i soggetti coinvolti. Quello che deve essere chiaro, qui lo dico ai bibliotecari, agli archivisti, eccetera, è che dobbiamo costruire in questo senso una politica pubblica, dire sistema nazionale del patrimonio non vuol dire sistema statale, vuol dire un sistema in cui tutti, diciamo così, l'ordinamento è coinvolto per ciascuno per la propria parte, quindi ciò che noi facciamo qui può avere un'utilità per il più ampio sistema nazionale di patrimonio. Ma patrimonio consente anche strategie di legittimazione a questi istituti. Per i musei il rapporto con la società mediato dalle comunità patrimoniali è importante, ma lo è anche per le biblioteche. Io insisto questo perché vengo da quell'ambiente. E in questo momento stanno vivendo una crisi di legittimità. Io credo che noi dobbiamo, con il metodo che contraddistingue questa regione, che non è mai stato in positivo, noi abbiamo cercato di assecondare o di abilitare, secondo dei casi, processi positivi. E questo discorso, questo che poi è il rapporto con la contemporaneità, debba essere ritrovato. Quindi, grosso modo, tutti e tre questi ambiti hanno innanzitutto il problema del rapporto con la comunità, che poi declinato nei vari ambiti significa anche i
soprattutto interpretare la contemporaneità e le sue evidenze. Dobbiamo dare una forma di rete, Borio, che è un'organizzazione di rete, noi l'abbiamo, questa regione esiste, esistono le reti bibliotecarie, esistono anche dei sistemi museali, ma dobbiamo rendere più capillare, più omogenea questa realtà, rivedere quelle cose più vecchie, come nel caso delle reti bibliotecarie nate quando almeno il sottoscritto aveva capito di dire. Stiamo parlando, la prima rete bibliotecaria italiana è nata in questa regione, a Ravenna, stiamo parlando dell'86, quindi stiamo parlando di 30 anni, che è un'enormità. Tutto questo poi deve sfociare, qui il discorso non è solo di tecnologie, anche culturali, intendo anche la cultura degli operatori, appunto nella costruzione di questo ecosistema regionale del patrimonio, chiamiamolo così, che poi deve fornire ai sistemi territoriali gli strumenti per valorizzare i territori, per far conoscere. È un percorso importante che quindi coinvolge anche le identità, l'identità degli istituti e l'identità delle cose. In un recente convegno qualcuno ho sentito naturalmente che la New York Public Library fornisce anche le cravatte per chi deve fare dei colloqui di lavoro. E se tanto fu un servizio. Però non si limita a questo, è questo che spesso dimentichiamo nel nostro paese, perché fra gli oltre 300 milioni di budget che ha, fornisce anche magari a chi deve fare un colloquio di lavoro gli strumenti, i documenti, siano essi digitali o no, per affrontare il colloquio. Quindi noi non possiamo declinare queste cose, la ricerca di un rapporto con la contemporaneità, trasformando in mercerie magari le biblioteche. Dobbiamo avere presente la complessità di questo rapporto e, secondo noi, l'innesto nella trama concettuale del patrimonio, della patrimonializzazione di questi istituti può contribuire a nuove forme di legittimazione, di cui c'è bisogno, e anche e sono il fondamento poi naturalmente per parlare di sviluppo, di sostenibilità, eccetera. Mi fermo qui.